E i 40 giorni di Trieste sono una pagina nera della città, la più violenta della sua storia in modo più assoluto. L'occupazione ha inizio il 1 maggio del 1945, dura 42 giorni e avviene che purtroppo, nonostante un tentativo di arginamento nella selva di Terrova da parte delle autorità militari italiane soggette all'Adriatische Küstenland, purtroppo arrivano primi partigiani che i liberatori anglo-americani a Trieste, e quindi i partigiani si installano in città, impongono tutta una serie di misure naturalmente e comincia una strage di italiani, e soprattutto civili ma anche ex militari, e che poi alla fine conterà diverse migliaia di morti, deportati dalle città nei 40 giorni appunto di occupazione e portati nelle foibe del Carso o nei campi di concentramento jugoslavi, da dove solo pochi torneranno. È un momento tragico per la città, dove ogni manifestazione di italianità, o meglio contro la Jugoslavia, contro l'annessione di Trieste che doveva diventare la settima repubblica federativa della nuova Repubblica Jugoslava nata dopo la guerra, e appunto chiunque manifesta qualunque tipo di scarsa contentezza per questo tipo di progetto viene colpito, e ci sono molti naturalmente che non tornano più e che appunto troveranno morte nelle foibe del Carso goriziano, del Carso triestino, perché poi Gorizia subisce la stessa sorte. In realtà l'obiettivo prioritario è Trieste. Obiettivo prioritario perché Trieste è la città più importante, Trieste è un porto importante e a Tito, nel quadro della nuova Jugoslavia che sta costruendo, interessa particolarmente riuscire a mettere le mani su Trieste, anche perché negli accordi in corso il destino di Trieste non era ancora definito. Quindi si trattava di creare lo stato di fatto e di poi negoziare avendo intanto l'oggetto in mano, e quindi prima Trieste, poi Fiume e addirittura ancora dopo Lubiana, che in teoria dovrebbe essere uno dei primi obiettivi delle città da liberare, ma Lubiana non interessava, era pacifico che comunque avrebbe fatto parte della Jugoslavia, quindi Trieste è l'oggetto fondamentale del desiderio di Tito. Quella volta era proprio un odio tremendo, che sia anche quando che si era a casa, senza, essendo con loro, si vedevano le scritte a morte italiani, per tutto era scritto. Era un odio tremendo. Questa di Basovizza è un po' la foiba simbolo di tutte le altre, anche se tecnicamente non è una vera e propria foiba. Questo è un pozzo di una miniera che è stato usato come sono state usate le altre foibe. Qui in questa foiba di Basovizza, ed è questo lastrone che lo ricopre, sono state assassinate, diciamo, tra le 2 e le 4.000 persone. Il numero è un po' difficile da individuare, ma il calcolo che viene fatto è estremamente macabro. Da questo spaccato risulta ricostruito la situazione di questo pozzo, in fondo dei detriti della Prima Guerra Mondiale, poi 500 metri cubi occupati da salme, da cadaveri, e sono questi infoibati. E si calcola che 500 metri cubi di cadaveri corrisponda grosso modo a 3-4.000 cadaveri. Poi altri detriti. Questa foiba, quando gli jugoslavi se ne vanno il 12 giugno 1945, in un primo momento forma oggetto di ricerca e di recupero dei cadaveri. Poi gli anglo-americani che sono subentrati agli jugoslavi impediscono queste ricerche, bloccano perché Tito era bene o male l'alleato e non si poteva
provocare delle notizie che fossero a danni di Tito. E quindi dopo i 500 metri cubi di cadaveri troviamo tutto un altro spazio occupato da detriti di guerra e da detriti vari, proprio perché non si è voluto effettuare questi recuperi, che invece sono stati effettuati in altre foibe. Anche finita la Seconda Guerra Mondiale, gente che è scomparsa, italiani che sono scomparsi, e successivamente erano in vita anche mesi dopo e scomparvero e morirono anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi fu un periodo più lungo di quello che la guerra doveva consentire, se erano motivi bellici. Ecco, ci troviamo in località tra Basovizza e Gruppada, questa che adesso visiteremo, che andremo a vedere, è la foiba chiamata cosiddetta l'Abisso Plutone, dove sono stati tirati fuori, dove sono stati gettati i 33 ragazzi, 33 guardie carcerarie che nulla facevano che il loro lavoro alle prigioni, al Coroneo di Trieste. Questi vengono presi dalle truppe jugoslave di Tito, cosiddetti titini, e si parla sempre dopo il primo maggio 45, per cui a guerra finita, e solamente perché questi avevano una divisa addosso vengono presi e portati in questo luogo dove ci troviamo adesso noi, che andiamo a visitare, e gettati dentro. Di questi 33, 21 sono stati identificati, mentre gli altri nulla, purtroppo. Come vedete ci troviamo sul ciglio di una foiba, questa foiba che vi raccontavo prima, l'Abisso Plutone. E qui sono stati gettati questi ragazzi che facevano il loro lavoro alle prigioni di Trieste, ma come li venivano, come li gettavano dentro? Voi pensate che li legavano con un filo di ferro, le mani dietro la schiena, ed erano attaccati tutti assieme in fila indiana, e venivano portati sul ciglio di questa foiba. Il primo forse era il più fortunato, perché prendeva una raffica di mitra o lo sparo di una pistola, questo moriva e morendo trascinava dietro tutti gli altri compagni che erano legati col filo di ferro assieme e cadevano nella foiba vivi. Pensate, quelli dietro facevano una morte orrenda cadendo vivi in queste foibe. Questa è stata scoperta nel 45, quando gli jugoslavi se ne vanno via dalla città di Trieste, quei 40 giorni di occupazione delle truppe di Tito di Trieste, dal 1 maggio 45 al 12 giugno, per cui questi ragazzi vengono gettati in quel periodo là, anche perché, come vi dicevo già prima, tutti quelli che avevano una divisa addosso venivano eliminati. A guerra finita. Siamo nei primi giorni del 45, c'è una caserma a Trieste, Campo Marzio, che è la sede della Guardia di Finanza. In questa caserma si trovavano i finanzieri, avevano già consegnato le armi ed erano in attesa. La guerra era ormai finita, le nuove truppe che amministravano la città erano quelle jugoslave. Si presentano da loro degli esponenti jugoslavi, quali dice: dovete venire con noi che dobbiamo sottoporvi a dei controlli per i documenti e così via. E vengono instradati. C'è all'interno del centro di documentazione una foto che li ritrae mentre camminano attraverso una città disarmati per andare a questi controlli.
arrivano in questi controlli e di loro non si sa più niente. O meglio, si sa che vengono tutti, dal primo all'ultimo, infoibati qui alla foiba di Basovizza, lo si saprà dopo. Le prime ricerche sono cominciate immediatamente dopo la partenza dei titini. Le truppe di Tito hanno lasciato la città il 12 giugno del 45 e è subentrata un'amministrazione militare anglo-americana che ha cominciato quasi subito a fare delle ricerche. C'era stato in particolare un italiano, un triestino, che è della polizia civile, un certo commissario Giorgio, se non sbaglio, che con l'aiuto dei pompieri ha cominciato a fare, e abbiamo la documentazione di alcuni di questi recuperi. Questo simbolo che c'è sopra la foiba, che poi magari lo vedremo, riporta proprio lo strumento che veniva utilizzato per tirare su le bare dalla foiba, quindi venivano buttate dentro delle bare, venivano messi un po' di cadaveri e tirate su, e questo è stato subito all'inizio. Il tutto è durato per qualche mese, fin quando si è cominciato a diffondere questa notizia di queste stragi, e a quel punto gli anglo-americani, che non volevano disturbare Tito ancora loro pieno alleato, hanno bloccato queste ricerche, anzi hanno fatto scaricare del materiale sopra gli infoibati proprio per impedire questi recuperi. Era in quell'epoca, e siamo nell'ottobre del 45, che sull'unità compare un servizio da Trieste dove si dice: i compagni jugoslavi si sono comportati perfettamente bene, tutti hanno un ottimo ricordo della loro presenza e tutto il più hanno solo distribuito qualche scappellotto. Ecco, questo qualche scappellotto sono 4.000 persone scomparse. Vescovo Antonio Santin, quello che mi ha cresimato, quello che ha inaugurato la chiesa che è qui vicino, era un grande rovignese, quindi un istriano, una persona molto forte e che, uomo di queste terre, aveva capito il dramma di queste terre. Riuscì nei momenti in cui l'Italia si era dissolta qua, comandavano i tedeschi, lui era una delle figure più importanti, più autorevoli. In qualche modo tutto quello che avveniva anche nei cileni era da lui consigliato, comunque lui era uno dei grandi artefici, cercava di mitigare le conseguenze terribili della guerra. Ecco, fu per noi un grandissimo pastore. Poi alla fine, per questioni internazionali, Tito non ha più l'appoggio di Stalin per poter rimanere a Trieste, e quindi alla fine di maggio diventa evidente questa impossibilità, sancita anche da una contrarietà da parte delle forze anglo-americane affinché Tito rimanga a Trieste. E Trieste è una città anche di tipo strategico, con una infrastruttura portuale decisamente importante, e quindi anche per questo motivo Tito non viene contattato, e quindi dopo una serie di accordi culminati con gli accordi di Belgrado dei primi di giugno, Tito poi il 12 giugno deve lasciare la città, quindi le truppe si ritirano e la città poi subirà altri 7 anni di occupazione anglo-americana per poi ritornare all'Italia solamente nell'ottobre del 1954.